Rai 1 trionfa con la nuova fiction. Nella serata di martedì 26 novembre, i telespettatori hanno avuto a disposizione una vasta gamma di opzioni tra intrattenimento, sport e programmi informativi. Rai 1 ha brillato con la nuova fiction libera, che ha catturato l'attenzione di 3.415.000 spettatori, raggiungendo un notevole 18,8% di share. Questo successo ha messo in ombra il Grande Fratello di Canale 5, che ha visto un calo significativo, con solo 1.825.000 spettatori e uno share del 13,9%. La fiction, interpretata da Lunetta Savino, ha dimostrato di avere un forte richiamo, consolidando la posizione della RAI nel panorama televisivo italiano. Programmi di approfondimento e reality show. Su Rai 2, il programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, ha attratto 1.216.000 spettatori, pari al 7,1% di share. Le storie raccontate dagli ospiti hanno suscitato interesse, dimostrando che il pubblico è sempre più attratto da contenuti di approfondimento. Al contrario, su Rai 3, Amore Criminale ha registrato 636.000 spettatori nella presentazione e 786.000 nella seconda parte, con uno share rispettivamente del 3% e del 4,1%. Rete 4 ha ottenuto un risultato modesto con È sempre carta bianca, UCE, totalizzando 566.000 spettatori. Il prime time è il pomeriggio della RAI. Il prime time ha visto il film Attacco al potere, Olympus Has Fallen, su Italia 1, che ha raccolto 1.195.000 spettatori, 6,5%. Tuttavia, il programma più visto nell'Access Prime Time è stato Affari Tuoi, con Stefano De Martino, che ha raggiunto 5.605.000 spettatori e un impressionante 25,9% di share, superando Striscia la Notizia di Canale 5, che ha ottenuto 2.851.000 spettatori, 13,2%. Nel preserale, Rai 1 ha continuato a dominare con L'Eredità, che ha coinvolto 4.162.000 spettatori, 23,9%. Il pomeriggio di Maria De Filippi. Maria De Filippi si conferma regina del pomeriggio con Uomini e Donne, che ha totalizzato 2.457.000 spettatori, per cento, e Amici con 1.497.000 spettatori. Anche Pomeriggio 5 ha ottenuto buoni risultati, con 1.421.000 spettatori, 14,8% nella prima parte. Su Rai 1 La Vita in Diretta ha coinvolto 1.923.000 spettatori, 20,1%. Le serie del pomeriggio hanno continuato a mantenere alta l'attenzione, con Il Paradiso delle Signore, che ha appassionato